Fra Cosenza, Calabria, Italia e Minneapolis, Stati Uniti, ci sono in linea d'aria esattamente 8.300 chilometri, ma questa distanza, che sembra quasi un'enormità, è stata praticamente azzerata, quasi a voler rappresentare una sorta di continuità. Ma cosa c'entra Cosenza con Minneapolis? Nulla in apparenza, ma proprio mentre negli States si stava celebrando il funerale di George Floyd, l'afroamericano ucciso dalla polizia, nella provincia Abruzia la Guardia di Finanza stava ultimando i dettagli dell'operazione Demetra. Ma perché sei scemo tu? Ma non si è venuta ancora. Ma io ho visto il cordone prima, vedi che si sta come una brigatina. La domanda Martina, dacci con i scemi. E faccio vedere gli scemi, ma cercami di venire. Va bene, gli scemi 20 persone, ma non credo che giova ancora. Gli scemi mandano a terra, siamo a 40 persone, dai. Secondo? Ascolta, un cenno banale e acqua da piscina. No, c'è lo bagno che... No, siccome a telefono caro nero le mancano parecchie di acqua. Un canale che ci vero canale se ne ha un parecchio di vacanze qua e là, che ti cacci gli altri vicini di canale che ti La linea di continuità fra Cosenza e Minneapolis allora non è rappresentata neanche dal razzismo, ma da un'umanità che sarebbe dovuta essere diversa, migliore dopo il Covid. Ma certi virus evidentemente non muoiono mai e qui, al contrario del Covid, almeno si spera, il vaccino pare che non esista proprio. Qualcuno potrebbe dire che in Calabria non è morto nessuno, a Minneapolis sì. Ma proprio a poche ore dal funerale di George Floyd, sentire che qualcuno chiama i migranti scimmie, li sfrutta nei campi per pochi euro e gli dà da bere acqua di un fosso di scolo, beh, tecnicamente omicidio non è, ma significa forse uccidere una seconda volta George Floyd, coloro i quali sono morti in mare, ed idealmente profanare la tomba dei vari Nelson Mandela sparsi per il mondo. Giuridicamente si chiama sfruttamento illecito della manodopera, mediaticamente caporalato. Umanamente, fate un po' voi.